Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Un video un po' speciale perché non ne faccio tantissimi, ma oggi ho deciso di fare un unboxing. Unboxing perché mi è arrivato oggi un pacco e mi raccomando, questo video non è sponsorizzato, quindi non iniziate a dire che faccio le marchette perché l'ho pagato io di tasca mia, anzi abbiamo fatto metà e metà. Lo abbiamo preso. Stavo dicendo, lo facciamo metà a metà io e Luca, perché questo servirà insomma ad entrambi. Quindi ho deciso di rendervi partecipi di questo unboxing e di questo oggetto che io penso mi rivoluzionerà la vita. Lo sto bramando da tanto, in realtà sia io che Luca lo stiamo desiderando da tantissimo. Uno dei vecchi, pensiamo adesso. Sì, è vero. Una volta dicevamo, io non voglio l'ora di avere cose belle, computer adesso giochi. Invece stessa adesso roba invece... Beh, forse perché dobbiamo comprare casa, cioè stiamo comprando casa, quindi spoiler, non l'avevo ancora detto. Vabbè, comunque, dicevo, lo stiamo bramando da tempo. Durante il Black Friday non lo abbiamo comprato, ma siccome era ancora in offerta, la stessa offerta del Black Friday, ho detto basta, approfittiamone adesso. Quindi ragazzi, ci siamo finalmente fatti questo regalo di Natale. Signore e signori, ho finalmente comprato un robot aspirapolvere! Ciò che mi cambierà la vita! Possiamo dire un terzo animale domestico? Possiamo dire così? Oh, sì. Poi dobbiamo dargli un nome. Allora, pesa un botto, zio! Io non posso capire quanto pesa, secondo me pesa almeno 20 kg sto robo. È bellissimo! Allora ragazzi, questo è, ormai penso che lo conoscete tutti, anche se magari qualcuno di voi non ce l'ha ancora a casa, ma almeno una volta avete sentito parlare di questi piccoli robottini che aspirano, ma come in questo caso lavano anche a terra. Sono ottimi soprattutto per la pulizia quotidiana, ovviamente non potete pretendere che faccia lo stesso lavoro dell'aspirapolvere grande o dello straccio, del mocio, eccetera, ma comunque per, soprattutto per chi come me ha due gatti in casa e un cane, no scherzo, scherzavo! Dicevo, per la pulizia quotidiana, almeno passare l'aspirapolvere o lavare a terra in maniera diciamo superficiale prima della pulizia generale, penso che sia un ottimo prodotto. Ce ne sono che costano un pochettino di meno, ce ne sono che costano un po' di più. Questo in offerta secondo me ne vale tantissimo. Probabilmente c'è ancora in offerta, magari ve lo lascio giù nel box informazioni se volete andarlo a vedere. Lo proviamo insieme. Oh, bellissimo! Lo vediamo insieme. Per me è la prima volta, non sono assolutamente un'esperta di queste cose, ma mazzica, pesa. Però mi sembra abbastanza carino, ha delle belle ruote, quindi dovrebbe anche, no, beh, guarda, anche gli pneumatici, cavolo. Cioè, agli pneumatici, scusa, E poi ha anche il serbatoio per mettere l'acqua per lavare, perché questo aspira e lava. Abbiamo il panno, appunto in microfibra, non so se ce n'è magari un altro di ricambio. Quello lì è quello multiuso. Questo è quello pulisci e poi? E riutilizza. Ok, quindi è lavabile, sì. Si può lavare direttamente, penso in lavatrice o comunque passarlo sotto l'acqua. Poi abbiamo qui, forse un altro... Quelli mi sembra che sono use and jet invece. Mi sembra che ti davano anche use and jet. Ah, è vero, guarda, ce ne stanno anche tantissimi altri usa e getta, top. Questi quindi sono usa e getta, mentre l'altro pulisce, cioè si può riutilizzare e quindi lavarlo. Top, ottimo. Questa è la base di ricarica. Ovviamente nella scatola abbiamo anche la presa. Le spazzole, queste si mette a destra e a sinistra e ruotano per acchiappare polvere, peli, capelli, briciole e quant'altro. Abbiamo, signore e signori, due altre spazzole di ricambio e tutto il libretto delle istruzioni. E qui un'altra cosa che non so cosa sia. Quello è un filtro. È un filtro, quindi questo deve essere il ricambio del filtro. Lo assembliamo, andiamo. Momento porno. Bello. ASMR. Allora, abbiamo scaricato l'app. Stiamo cercando di capire come collegare appunto il tutto alla wifi di casa.
attraverso l'app. Praticamente, praticamente il pulsante reset per un secondo. Oh, dove vai? Dove vai, oh, zio? Cosa sta facendo? Non lo so. Perché va da solo? Da, da, da. Non c'è. Riproviamoci. Ok, lo abbiamo collegato al wifi, lo abbiamo collegato all'applicazione. Adesso praticamente basta caricarlo un po' per poter aggiornare tutto quanto e poi dopo faremo la mappatura di tutta casa, giusto? Teoricamente dobbiamo praticamente mappare la cucina, dove ci sono i tappeti, dove c'è il tavolo con le sedie, dove ci sono appunto i tappeti dove non vogliamo che vada, il corridoio, la camera, in modo da poter poi decidere attraverso l'applicazione dove pulire, dove no, dove pulire con maggior potenza, dove pulire appunto più delicatamente. Intanto i gatti sono curiosi, stanno cominciando a venire a vedere un po' che cosa è arrivato in casa. C'è Maki curiosissimo, Ollie un po' più spaventata, chi è Patatina? È un po' diffidente. Ok, allora si dovrebbe essere caricato, quindi vai, fai partire l'applicazione che abbiamo ovviamente collegato, abbiamo collegato lo wifi e tutto quanto, comunque nelle istruzioni c'è scritto tutto. Ok, pulizia automatica, benissimo. Noi lo abbiamo messo quindi lì dietro. Non so se questa sia l'aspirazione massima, però è piuttosto silenzioso. La prima volta mentre aspira ti scannerizza tutta casa, siccome c'è il sensore laser sopra. Okay. E lo sta passando sopra. Da qui invece okay, si vede che casa. Sta mappando tutta la casa. Figo, fighissimo. E poi noi potremo impostare successivamente dove farlo andare, dove invece non farlo andare. Per esempio dove ci sono le ciotole dei gatti inserirò come appunto clausola che non passi da lì. Vediamo se sopra il coso, il tappeto aumenta aspirazione o che aumenta. Finisce di mappare casa e poi proviamo anche il lavaggio. Dopo circa una mezz'oretta ha terminato la mappatura di tutta casa e la pulizia, perché ovviamente oltre che a mappare casa pulisce nel frattempo. Ci ha avvisato con una notifica vocale, ha detto proprio. Mi è arrivata anche la notifica. Ha mandato sia la notifica sul telefono, perché ovviamente ha attivato le notifiche, ma anche la notifica verbale, perché ha proprio detto: pulizia completata, torno alla base. E infatti sta tornando alla base sempre con la sua guardia del corpo. Anzi, le sue due guardie del corpo. Noi abbiamo installato la casa base, diciamo, lì sotto. Infatti lui sta tornando. No, patatino, non ti fa niente. Sto iniziando la ricarica. Ragazzi, siamo al giorno dopo, lo abbiamo fatto andare sia questa mattina per tutta la casa, sia questa sera, e praticamente la raccolta è stata questa. Considerate che io l'altro ieri ho lavato a terra e quindi spazzato a terra per tutta casa, a parte ovviamente sotto il letto, proprio in fondo al letto oppure sotto agli armadi, cosa che invece lui fa, perché dove ovviamente può passare va sotto gli armadi, sotto i mobili e sotto il letto, e ha raccolto praticamente tutta la casa, è piena. Infatti adesso la cambierò, non abbiamo ancora provato a lavare, ma lo farò domani mattina. È arrivato il momento di provare la funzione lava. Siamo a lunedì, quindi il giorno prima della pubblicazione di questo video. In questi giorni abbiamo testato il robottino nella funzione aspira e devo dire che, per quanto mi riguarda, io mi ci sto trovando molto bene. Ho la casa praticamente sempre pulita, o comunque non ho peli, capelli, sabbiolina di lettiera in giro, anche perché ho impostato la mattina la pulizia automatica di tutta la casa circa mezz'oretta prima di alzarci, e poi la sera dopo cena di nuovo passa in tutta la casa, quindi aspira tutte le briciole che abbiamo fatto durante la cena, il pranzo e tutto quanto. Poi per necessità, ovviamente, se per esempio i gatti fanno casino nella zona lettiera, se particolarmente dopo
dopo pranzo è sporco nell'area della cucina, io gli dico di lavare soltanto in quella parte lì ed è davvero davvero comodo. Adesso però testiamo la funzione lava, che secondo me va a completare la funzione aspira per rendere la casa quotidianamente sempre pulita. Funzione lava. Allora, qui dietro, qui sotto, c'è serbatoio per l'acqua che io quindi ho tirato dietro. Qui aggiungeremo l'acqua e un po' di detersivo, appunto io userò un disinfettante per pavimenti, non un detersivo per pavimenti, comunque c'è anche il detersivo fatto apposta. E poi abbiamo il panno, quello che è lavabile e riutilizzabile, e una serie di altri panni usa e getta che appunto sono in dotazione con il robottino. Ok, a questo punto ho aggiunto l'acqua, anche un po' di disinfettante, sempre con Maki che supervisiona i lavori. Rimetto il serbatoio, vado a semplicemente, credo, piatto di lavaggio installato. Perfetto, grazie zio. Anzi zia. Lo metto a terra e faccio partire il lavaggio. Ovviamente non passerà in automatico sui tappeti, quindi quello già è installato come programma. Proviamo subito. Dal momento che abbiamo inserito il panno, il robot è passato automaticamente in modalità lavaggio, si vede anche dall'applicazione. Questa è la planimetria di casa mia. A questo punto io posso decidere di fargli lavare una determinata area, non abbiamo ancora impostato le aree sull'applicazione, il lavaggio automatico che comprende quindi tutta la casa, oppure personalizzarlo. In questo modo io, schiacciando qui, ho la possibilità di fargli lavare per esempio soltanto il soggiorno con la cucina. Ok, in questo modo lui laverà la zona del tavolo, la zona ovviamente dell'entrata, la zona dove c'è la scarpiera, sotto il mobile. Ovviamente non dovrebbe lavare anche il tappeto. Adesso vediamo subito, attiviamo. Sto iniziando la pulizia. Perfetto, vediamo. Dobbiamo ricordare che appunto durante la fase di pulizia col panno lui comunque aspira. Quindi nel senso, se ci sono comunque rimaste le bricioline, lui aspira. Aspira e come vedete lascia umido. Come vedete si può anche regolare il livello del flusso dell'acqua con basso, medio, alto e molto alto. In questo momento è medio, vorrei provare il molto alto, quanto sarebbe la differenza. L'acqua cambiata. Ovviamente bisogna dargli il tempo che umidifica un pochino di più il panno. Beh, per esempio in cucina oppure intorno alla lettiera il flusso molto alto di acqua può essere utile, perché vi pulisce di più, vi lascia più disinfettante e la differenza si nota molto effettivamente. Pulizia completata, sto tornando al dock di ricarica. Pulizia completata, adesso non mi rimane altro che rimuovere il panno, rilavarlo, può essere messo sia in lavatrice che risciacquarlo sotto l'acqua e poi può essere appunto riutilizzato questo finché non si rovina. Penso comunque che un po' di utilizzi si possano fare. C'è comunque l'avviso sull'applicazione del stato di vita anche del panno. Ah, ecco, a posto. Quindi ti dice anche se in percentuale quando e poi è necessario cambiarlo. Penso che sia un ottimo affare, un ottimo investimento e anche un ottimo regalo di Natale. Io, vabbè, non lo posso dire perché sennò poi chi guarda questo video lo capirà, però l'ho regalato a qualcuno per Natale. Ovviamente è un regalo che può essere adatto a tutti, vostro papà, vostra mamma, vostro fratello, vostra sorella, un'amica, magari un regalo collettivo, perché comunque è utile, è davvero un regalo per la casa. Però un regalo, vi lascio giù nel box informazione un paio di idee, un paio di robottini carini anche in base al vostro prezzo, al vostro budget, quindi diciamo sotto i 200, sotto i 250, sotto i 300. Vi lascio tutto giù nel box informazioni, si comprano su Amazon, quindi se vi affrettate vi arrivano anche entro Natale per un eventuale regalo. E io penso che è stato un ottimo investimento, un ottimo acquisto per questo Natale, che userò tantissimo. Già in questi giorni lo sto usando, è molto semplice da utilizzare, quindi attraverso l'app davvero potete gestire qualsiasi cosa, cambiare aree, fare cose nella vostra casa. Ora ho una casa piccolina, quindi
si sbriga anche nel fare le varie pulizie. Quando avrò la casa grande, non lo so quanto ci metterà a lavarla tutta, però proveremo anche lì. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile, magari anche come idea regalo all'ultimo minuto per questo Natale. Noi ci vediamo al prossimo video, domenica alle 13, e nel frattempo vi aspetto su Instagram, dove ogni giorno vi do degli aggiornamenti sia per quanto riguarda questo robottino, ma in generale di tutta la mia vita. Quindi seguitemi a Valerie Fitness anche su Instagram. Vi mando un grosso bacio, lasciate like a questo video, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e grazie alla partecipazione molto importante del mio cameraman, nonché anche fidanzato. Ciao! Ciao ciao!